La polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare di arresti domiciliari emessa dal GIP nei confronti di un ex consigliere comunale di Palermo, Giulio Cusumano, e di un cantante, Alessio Scarlata, accusati di truffe. Ai danni dello Stato e falsi in atti pubblici. L'indagine della Squadra Mobile di Palermo, sezione anticorruzione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è partita dopo la denuncia di un funzionario del comune che avrebbe raccontato di avere subito pressioni ed intimidazioni da parte dei due. Per favorire associazioni culturali amiche che operano nel mondo teatrale palermitano, l'attività investigativa, che si avvalsa anche di riscontri documentali ed accertamenti bancari, ha riguardato diverse procedure amministrative finalizzate all'assegnazione di finanziamenti pubblici per la realizzazione di eventi culturali, teatrali e sociali che si sono svolti nel capoluogo siciliano. Le indagini hanno evidenziato, in particolare, che nell'ambito della manifestazione Palermo-Città, Città della Cultura 2018 i due complici gestori di fatto di alcune associazioni culturali e organizzatori occulti di progetti al fine di ottenere la liquidazione del finanziamento da parte della Fondazione Sant'Elia avrebbero presentato una rendicontazione contabile contenente una falsa documentazione fiscale con costi in realtà inesistenti o palesemente gonfiati per l'allestimento di iniziative culturali utilizzando invece le somme ricevute a titolo di finanziamento per saldare debiti personali o per regalie a parenti ed amici. Le stesse modalità sarebbero state utilizzate da entrambi anche nell'organizzazione di un altro progetto realizzato nella casa circondariale Pagliarelli destinato ai detenuti e alle loro famiglie, predisponendo il rendiconto al Comune di Palermo per la liquidazione del finanziamento dell'iniziativa con falsi documenti attestanti costi mai sostenuti.